Ciao a tutti, ragazzi, in questo video vi farò vedere la mia make up routine di tutti i giorni. Allora, ragazzi, come prima cosa uso questa crema di Sephora ed è molto buona perché quando la metti addosso, cioè sul viso, non ti lascia il viso tutto unto, cremoso, perché è fatto di gel, quindi. Ok, perfetto. Ok, adesso ragazzi, invece usiamo questo correttore. Vabbè, potete usare qualsiasi correttore che volete, solo che io uso questo. E purtroppo è quasi finito, però penso che riusciremo a usarlo per questo video, spero. E ne devo comprare uno nuovo. L'altro lato, perfetto. Spero che non finisca completamente. Ah, perfetto, non è finito. Ecco qua. Adesso possiamo andare avanti. Meno male che il correttore non è finito. E adesso mettiamo un po' di correttore anche attorno al naso. Perfetto. Andiamola a mischiare. Perfetto. Così va bene. Ok, ragazzi, adesso mettiamo un po' di cipria. Ok, ragazzi, così è perfetto. Va bene, ragazzi, adesso mettiamo un po' di contouring. E questo è della Maybelline. E vabbè, qua è quasi finito, però fa niente, ce la facciamo. Comunque, mia madre, quando era giovane, aveva 16 anni, aveva fatto una pubblicità sul giornale della Maybelline. Va bene, ragazzi, così va benissimo e andiamo avanti col fart. Vabbè, ragazzi, non vogliamo metterne troppo perché sennò sembriamo, diciamo, Peppa Pig, però così va bene. Ok, ragazzi, adesso andremo a mettere un po' di questo qua rosa sugli occhi qua sopra. E vediamo un po'. Allora, questo è il mio metodo. Metto una mano sotto perché sennò.
perfetto. Allora, adesso l'altro occhio. Ok ragazzi, l'altro po' perché sennò... Ok, così è perfetto. Allora ragazzi, adesso userò questo colore un po' tipo scuro, tipo un po' matte, però faccio l'eyeliner tipo più naturale perché lo preferisco. Allora. Ok, perfetto, adesso andiamo avanti col prossimo occhio. Allora. Ok ragazzi, adesso usiamo il mascara sempre di Maybelline e vediamo. Allora, faccio così, mi riesce più facile. Adesso l'altro occhio. Ok ragazzi, così è perfetto. Adesso ragazzi userò questo della Kiko per le labbra e andrò a mischiare questi due colori, questi qua. E sì, esce un colore molto un po' opaco, però. Allora iniziamo. Inizio un po' a colorare le labbra di sotto. Ragazzi, questa è la parte di trucco più difficile per me, però alla fine esce abbastanza bene. Ok ragazzi, così va bene. E ragazzi, ecco qui il mio trucco, diciamo, di tutti i giorni più naturale, e spero tanto che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto questo video mettete tantissimi pollici in su e se volete iscrivetevi anche a questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao ragazzi!